Le indicazioni erano giuste. Ecco la quercia rossa. E questo senza dubbio dovrebbe essere il Black Lagoon. Una volta tornata alla sfera, cercate di aggiornare il tuo programma di ricerche. Il mio programma funziona benissimo e questo posto ad essere sbagliato. Tecno non ha tutti i torti. In effetti c'è qualcosa di strano. Ragazzi, io non ho avverto niente da quest'albero. È come se... è come se non esistesse, come se fosse un'illusione. Ne sei sicura, Flora? Oh, siete arrivate finalmente. Vi stavo aspettando. Entrate, entrate pure. È una trappola, dovevamo capirlo subito. Ormai è troppo tardi per andare indietro. Ehi, aspetta, dove sta andando? Forse vuole che lo seguiamo. Ragazzi, questo posto non mi piace neanche un po'. Forse con della carta raparata a fiore e un tappeto colorato avrebbe tutto un altro effetto. Ma ti pare a questo momento di scherzare, Musa? È quello che farebbe Stella se fosse qui. Ma io sono qui. Amiche mie. Sono qui solo per riprendere quello che mi appartiene. Voglio il mio anello. E voi me lo darete con le buone o con le cattive. Accidenti, siamo bloccate! Quella colonna non reggerà a lungo! Sta tranquilla, andrò io a salvarle! Tecno, guardi qui! Serve un passaggio, ragazzi, nel tempo, Tecna! Allora, vi arrendete? Adesso basta, non lo sopporto più! No, Musa, non dobbiamo fare del male a Stella. Flora, quella non è la vera Stella. Senza la non può usare i poteri. La commedia è finita, chi sei? Oh, hai ragione, Fatina. È tempo di gettare la maschera. E di recitare con il mio vero volto. Le streghe! Già. State pronte, ragazze! Siamo noi, le Wings, fonte di energia. Con la magia sfideremo le malvagie Kree. Nuove fate, siamo Wings, Musa, Flora, Musa, energia. Siamo le Wings. Aspettatemi, aspettatevi! Ci sono anch'io con voi, signora! Ma è logico, Knut. E c'è anche lei. Stella! Perdonatemi, ragazze, mi hanno ingannata! No, non devi scusarti, tu non hai nessuna colpa! Lasciatela subito andare! Lo faremo soltanto se ti consegnerai l'anello di Solaria. Ti conviene sbrigarti, fata. I miei anelli costrittori non si fermeranno di certo. Quell'oggetto per noi è molto importante. E quindi deve essere nostro, impicciona. Il tempo stringe, Fatina. Devi scegliere, Bloom. La vita di Stella in cambio dell'anello. Ricatto! E noi non sottostiamo mai, ricatti, capito? Stavolta ve le suoniamo, maledette streghe, ve ne pentirete amaramente! Ho preso una decisione. Non possiamo mettere in rischio la vita di Stella. Eh?
E va bene, Icy. Avete vinto voi. Ma ora mantenete la parola. Di solito non lo faccio, ma non ho più bisogno di lei. Ce l'abbiamo fatta! Lo scettro è finalmente nostro! Stella! Che seccatura, ci siamo cadute come delle dilettanti. Già. Forse perché noi siamo veramente dilettanti. Potevamo batterle, eravamo 4 contro 4. Però uno scontro poteva peggiorare le cose. Accettare lo scambio mi è sembrata la cosa più giusta da fare in quel momento. Vuoi decidere per tutte? Chi ti credi di essere? Non certo il capo! Tecna, io avrei fatto la stessa cosa. Abbiamo solo preso un gol. La partita è ancora lunga. Abbiamo preso un che cosa adesso? Come? Non c'è il calcio nei vostri mondi? Calcio? Che cos'è il calcio? Andiamo, vi faccio vedere. È un gioco che si fa con la palla. Tipo così. Ma quella non è una palla. Tecna, sta facendo un esempio. Beh, funziona più o meno così.